Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Se vuoi presentarti, ovviamente dare una tua presentazione, poi ovviamente magari per chi non ti conosce della chat, puoi dire chi sei, che cosa fai e insomma la tua occupazione a tempo Certo. 24/7, insomma. Allora, io sono il famosissimo Peppe Fetish. Irreprensibile. Io sono un feticista. Lecco e odoro i piedi alle ragazze. Mi piacciono le piante dei piedi larghe, sporche, annerite, arricciate, rugose, puzzolenti, coi duroni, i talloni screpolati, lo smalto consumato e tenuti dentro le scarpe con il tacco tutta la serata, che devono prendere l'odore. Pago €30 se mi fanno leccare i piedi, €20 se invece me li fanno soltanto odorare. Solo donne, questa è una cosa da spiegare bene perché molta gente non la capita ancora. Ti No auguriamo, uomini? io personalmente ti auguro, ma credo anche gli altri, ti auguriamo di in qualche modo esaudire tutti i tuoi Grazie. sogni. Scusa? Scusa? David, il mio gatto ha Sì. rischiato di morire. Anche mio padre. Ah, minchia, così a No, caso. dai, no. Per favore, Veramente? non tentarmi. Un peccato, il sopra. Sì, mio papà è molto tifoso del Genoa. Ah no, ok, Minchia. pensavo ho rischiato di. È che è tutto uno scherzo, un bellissimo scherzo. In realtà era tutto programmato. Quindi chiedo di entrare a tutti i nostri amici della chat. Incredibili entrate: Simone e Diego ed Enalmond e Coniglietto Bastardo e Rubino e Nicolas Mangiopasta. Tutti noi, in realtà, stiamo organizzando un grande scherzo per Rebecca per vedere se ti La potesse litigata era cringiare. molto carina. Infatti. Ciao, comunque, Ok, mi buonasera. chiamo Rebecca, ho 14 anni e sono di Genova. No, però fa se... cioè, è Però vero che... ha cambiato stile, adesso ha Sì, fatto. esatto. Sì, come per dire, Non ha va fatto. bene. No, esatto. Beh, io c'avevo una ragazza in affitto una volta. Ho tenuto una ragazza in affitto. No, scusami Peppe. No, non. Non si può Vai. dire. Sì, dimmi. Avevo una ragazza, la pagavo €170 al mese. Però sì, E l'ho conosciuta, sciallissima come tipa. Chi? un'altra, se c'è qualche altro nome che ti. Io ce l'ho una in Niente. mente che però non mi viene in mente il Veramente nome. tanti mesi, grazie. Un'altra ragazza molto brava a streamare, che magari guardi spesso. Ah, stiamo parlando di Clarissa. Ma chi è? Ah Mia sorella. sì, lo sapevo che si chiamava questo Clarissa, non effettivamente è l'avevo. un bel messaggio da Poi mandare. io prendo la pensione, non sono benestante. Ah, ma tu quanti anni hai, Peppe? C'ho 39 anni, ma non prendo la pensione perché ho lavorato, prendo la pensione di invalidità. Ah, ok. Ma Peppe, nel senso, tu riusciresti a stimare in linea di massima quanti soldi nella tua vita hai speso in piedi? Oh, cioè, No, uno non va ho in fatto. dubbio oppure è difficile? Ok. Beh, è sempre meglio di hai una sigaretta? Sì, esatto. C'hai la Magari ciospa. se la l'accendino, magari ciospa. l'accendino potrebbe fare di più. A me personalmente Ma fumi le cringe. IQOS, non ce l'hai l'accendino No, fumo anche di tu? cringe. Ah, ok. Per me è cringe quando il ragazzo arriva, ti chiede la sigaretta, ti chiede l'accendino e poi inizia a fare. Ma di dove sei? Tipo, vattene. Però è vero, se c'è un contesto di amici. Insultarla, però Fai un non è esempio, solo per me. proprio di alcune frasi. Magari no, proprio con lei in generale. Magari tu, qual è proprio il tuo topic? Manco gli ho fatto la puntura, ho detto no, ma adesso gli passa. Cioè, no, veramente, intanto io i €50 me li sborso ben bene. Però ho fatto il test delle urine. No, della Ah. cacca, della cacca. Ho dovuto prendere la cacca e buttarla.
buttarla dentro il barattolino. Divertentissimo mettere la cacca nel Vado a vedere barattolino. barattolino, pensa quando ho fatto gli Yoshi. Minchia, su una teca per portarla. Devi metterla nel sedile posteriore della macchina con la cintura. Ma io sono l'unica che ha le gatte vecchie, quindi. Fatto l'assistente disabili. Ok, anche mio papà. Nei centri estivi. No, io sempre all'aeroporto, stavo fisso là. Esperienza formativa? Sì. Il Dio con le sembianze, il Dio egizio con le sembianze, insomma, cane. carine. Infatti lui è un misto tra un cane e abbaia ogni tanto, però vabbè, un Non ho cane e capito. Ok, un umano. ma tu Maya sei una che solitamente bestemmia? Se c'è bisogno. Ok. Vuol dire se c'è bisogno. Se c'è una bestemmia, sì. Una Sì. bistecca. Sono esperienze da Chi fare, no? Beh, comunque vorrei avere il tuo autocontrollo, devo essere sincera. è? No, guarda. È Ciao, lo fatto. direi, non ne ho di problemi. No, vabbè, ma ti credo se lo dici. Anzi, anche una cosa particolare, devo Sì, dire. io non ce la faccio, per esempio, cioè proprio zero. Io sono una bestia, sono porco, la verità, scusate. Lo sanno tutti. Comunque, Brutto. dicevamo. Vabbè, ognuno però ha fatto suo modo. Tu non stai tanto in casa perché ti piace uscire, ti piace. Anche però perché studio, quindi in pratica sto quasi tutto il giorno all'università, poi lavoro, sto a casa in pratica la notte. Ah, ok. E Quindi poi dormi? dipende, porto anche lezione online, quindi c'è da fare. Porco di. Ma dormi? La notte dormo oppure post produco le foto, perché Ah, lavoro anche sul sei. computer, scrivo, Ah, quindi. designer graphic.